gorilla. Oggi siamo qua per allenare le nostre spalle e lo faremo con due manubri e un bilanciere questa volta. Quindi, se siete in palestra, mettetevi in un angolino, smartphone di fianco a voi e cominciamo subito. Seguirci. Allora, primo esercizio abbiamo alzate laterali, 30 secondi. 30 secondi. Vedete i vostri manubri. Iniziamo subito. Poco peso, non troppo, Secondo me non meno di 5 kg, massimo 7, ma già difficile. Sì, anche perché sono tanti esercizi e quindi bisogna farli bene piuttosto anche che... Anche se avete 2 kg, ragazzi, non vergognatevi perché, vi assicuro. 3, 2, 1, via. Let's go. Già 5 kg, sono tanti. Si sente, il primo esercizio male no, ma poi già il secondo, fidatevi che... Ovviamente è molto importante mantenere l'assetto scapolare, andare su, ovviamente. Non troppo di lato, non troppo piegate. Ok, seguite le vostre scapole, mi raccomando. 10 secondi, ragazzi, ci siamo, Focus sulle spalle. A differenza del calisthenics bisogna andare proprio a isolare, molto importante. 3, 2, 1. Ok, pausa. Pausa. 30 secondi di pausa. Let's go. Adesso. Zobbiamo. Adesso abbiamo military press. Military press, quindi cambiamo, andiamo al bilanciere. Avete tempo qui per posizionarvi in questi 30 secondi e per rifiatare. Qui adesso abbiamo messo appunto, sono 15 kg di barra, sì, più 10 kg di peso, sì, non è tantissimo, ma... Esatto, però ovviamente qui sta a voi caricare. 3, presa non troppo 2, larga. 1, via. Usciamo. Ok, su. Come al solito qua non esagerate con i pesi all'inizio, poi una volta che avete fatto questo circuito 3-4 volte, avete capito un po' come fare le esecuzioni, allora potete andare. Ci siamo, Mi raccomando, non inarchiamo tanto la schiena con l'esercizio. Forza. Cerchiamo di stare belli dritti. Forza, forza, dai. Siamo quasi. Ok. Ci siamo. Forza, forza. 3, 2, 1, via. Pausa. Il peso era corretto perché... Sì, sì, oh. Fidatevi che sono tante rep e tanti secondi. Ho barato un po'. Era un minuto, era. Immaginavo. Un po' più tardi. Immaginavo perché... Ho pensato. Sono stavo morendo. Faccio interrompere prima o faccio Vabbè. Sto immaginando, infatti. Vabbè, proprio... ormai... Però comunque il peso si sentiva. Quindi avete fatto sicuramente 40 secondi. Vai. Ora 3. Cosa ci abbiamo? 2. Ora alzate posteriori. Posteriori, quindi prendiamo questi manubrietti. Okay. Siamo così. Esatto. Noi inarchiamo la schiena, quindi non facciamo la gobba. Potete farlo come sta facendo lui, così indietro, oppure anche così. Però seguite adesso in questo caso questo. Spalle molto basse devono stare. Sentite molto bene i deltoidi posteriori, molto importante. Respirate. Ok, ci siamo. 3, 2, 1, okay. Pausa. Adesso abbiamo pike. Pike. Come avete visto abbiamo un mix tra esercizi con bilanciere, esercizi a corpo libero. Quindi corpo libero adesso. Ed esercizi con manubri. Perché ovviamente non esiste solo una cosa, può fare un metto qua, anzi, il pike. Ok, 10 secondi, ci siamo quasi ragazzi, Pike sempre parte frontale. 3, 2, 1, via. Ok. Anche qua ragazzi, se avete difficoltà nello stendere completamente le gambe, potete anche piegarle leggermente. L'importante è che quando spingete verso l'alto, spingetevi proprio verso le gambe. Deve essere proprio una spinta verso le gambe. Ok, 10 secondi, ci siamo quasi ragazzi, dai, resistete, forza. Le spalle si sentono. Dai, dai, non mollate. 3, lo assicuro. 2, 1, pausa. Adesso morto. Abbiamo... Le spalle in fiamme. Face pull con bilanciere. Face pull con bilanciere. E poi arriverà la giù. Morte finale, ragazzi. Poi arriverà la morte finale. Mi raccomando, face pull, stiamo attenti a non inarcare la schiena, quindi non fare sta roba qua. Cerchiamo di stare bene come rematore, ma invece di farlo qua, lo portiamo alla fronte, comunque al viso, il bilanciere. Ragazzi, forza, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, e via. Forza, bam. Ok.
Forza, dai, dai, dai. Siamo quasi alla fine, eh. Siamo. I gomiti cerchiamo di tirarli fuori verso l'esterno. E non perdete la schiena, è molto importante, ragazzi, non perdere l'anteroversione del bacino. 10 secondi, dai. Non molliamo, non molliamo. Forza, forza. Dai, 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 dai. 3, 2, 1. Bene. Ora abbiamo un minuto. Impostiamo un minuto, a partire da ora. Oh. E abbiamo adesso delle una pazzia con i manubri. Quindi avete i vostri manubri. Abbiamo una pazzia adesso. Perché dicevo, non vergognatevi se avete anche uno o due chili, perché vi assicuro che poi si sente. Sentite tanto il fidatevi, adesso mi vedrete morire in diretta. Una cosa importante, poi dopo un workout, è molto importante integrare, e noi abbiamo dei prodotti fantastici, ovvero MyProtein, che è il nostro sponsor. Come vedete abbiamo anche l'abbigliamento. Abbigliamento, c'è tutto. Trovate tutto in descrizione. Quindi se acquistate integratori di MyProtein, mi raccomando, usate il codice sconto Gorilla, perché avete uno sconto di 20-30%. Il link lo trovate qui esatto. Sotto. E se volete continuare con gli allenamenti, abbiamo anche delle guide, o vi possiamo seguire in maniera personalizzata. Tutto in descrizione, molto importante. Ma adesso abbiamo 10 secondi e poi si comincia. Si parte, si parte. Si parte con la morte. Ci siamo. 3. Sarà dura. 2. 1. Facciamo partire il timer. Via. Mi sa che con 5 okay. Vedrete la mia morte in diretta. 10 secondi tenuta. Forza ragazzi, dai, dai. Cercate di qua stare al massimo ovviamente. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, abbiamo alzate frontali adesso. Ok, forza, forza, forza. 4, 5 secondi ancora. Forza, forza, forza. Cambio, su. Su, su, forza, state lì in tenuta. Forza, forza. Dopo questo bisogna lasciare il bilanciere e fare tenuta in pike. Tra 1, 2, 3, 4. 5, open pike. Forza, forza, forza. Ok, tenere, abbiamo bilanciere in mezzo ai coglioni. Ok, tenere. Dai, dai, dai. 4, 5, 1, 2, 3, 4 e stop. Workout finito. Massacrante, raga. Molto massacrante. Allora, se volete essere riposate magari 2-3 minuti, potete farlo per altre due volte. E devo dire che se lo fate altre due volte il workout è veramente molto completo e le spalle saranno distrutte, ve lo assicuro. Potete usarlo se no come finisher, quindi fate il vostro allenamento. Se volete dare maggiore enfasi alle vostre spalle, lo fate solo una volta alla fine del vostro workout. Mi raccomando adesso però, cliccate sul tasto like. Condividete il video, mi raccomando, fate circuito. Fateci sapere anche cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga, ciao. Cerca lo sticker Street Gorilla. Scansionalo con il tuo smartphone. Scarica subito il tuo workout. Allenamenti ogni giorno, per ogni livello. Trovi lo sticker presso il nostro centro o acquistando i prodotti sullo shop.